Ed eccoci qui, caro Bordons, allo stand della Toyota. Abbiamo qui davanti la nuova Supra GT4 Concept, che è un prototipo di quella che potrebbe essere la versione da corsa, intanto GT4, della Supra. È una macchina che è stata realizzata in collaborazione con la BMW, quindi ha il powertrain della BMW, 6 cilindri turbo compresso da 340 cavalli. In questo caso potrebbe essere stato potenziato proprio per andare a realizzare questa variante da corsa, che ovviamente ha il mega alettonazzo, il super assetto, i cerchi, quelli da corsa da 18 pollici. Poi, come vedi, anche nella zona posteriore c'è gli attacchi a sgancio rapido per aprire e chiudere velocemente la parte posteriore, per chiudere e aprire velocemente il cofano, eccetera. È una macchina col 4000, 4,46 m, è omologata ovviamente FIA, eccetera eccetera. Insomma, è una macchina che Toyota non solo vuole vendere per continuare la dinastia delle Supra, ma vuole anche proporre ai clienti del motorsport, proprio in virtù del fatto che anche il motorsport sta allargando non solo GT3 ma anche GT4. Ti piace o no? Sì, a ogni salone mi sveglio, sono contento di non aver visto tutto, perché c'è sempre qualcosa di nuovo e qualcosa che riesce a stupirmi. Questa macchina è questa, sostanzialmente. Questa la vediamo in versione rossa, forse uno dei colori più belli della Supra. È stata molto criticata per il fatto di avere il motore BMW, in realtà è un gran bel pezzo di motore, però chiaramente, sai, è uno dei pochi casi in cui il brand giapponese supera diciamo un motorista incredibile come può essere BMW, proprio perché c'è una grande tradizione da parte della Toyota per quanto riguarda le Supra, e quindi chiaramente qualcuno ci è rimasto un po' male. In realtà io l'ho già guidata in forma prototipale, è una macchina veramente incredibile. Toyota si presenta qui con ovviamente tutta una gamma ibrida spaventosa. Questo è uno stand anche, tra l'altro, abbastanza grande. La Corolla Hybrid in versione station wagon. Ti piace questa macchina, Bordons? Guarda, taglio abbastanza classico, mi verrebbe da dire, al posteriore, cioè non vedo quella ricercatezza che abbiamo visto per esempio su altri modelli qui a Ginevra, però devo dire che è efficace sicuramente, ha tanta capacità nel bagagliaio, quindi adatta anche alle famiglie, anche come prima macchina, perché no? Sì, secondo me è una macchina appunto che, a differenza di quella che era, anzi, ho detto Corolla o Auris? No, hai detto Corolla, perché continuo a sbagliarmi. In realtà è l'erede della Auris, ha un design sicuramente più sportivo, non l'hanno forzata più di tanto, perché ovviamente deve essere una macchina che viene venduta in tutto il mondo, insomma non può essere forzata più di tanto, però come vedi, quando esagerano col colore possono ancora fare dei giochi appunto di sportività come questa, andando a proporre comunque delle versioni un pochino più sportive. Anche per quanto riguarda il CHR, come vedi, c'è sempre il discorso del bicolore, e bicolore lo troviamo anche nella RAV4. L'avete provata già voi il RAV4? No, non ancora. Dovete ancora provarla, l'ho provata io, una macchina che all'inizio non mi piaceva, adesso più la vedo più mi convince, soprattutto nella colorazione bianca. Questa grigia non mi convince ancora moltissimo, alcuni elementi che mi fanno ancora storcere un po' il naso, però vedo dalle vendite che ne stanno vendendo un botto in Toyota, sono super contenti, e tra l'altro ne vedo un sacco sulle strade. B, lo vediamo dalle visite, la prova che abbiamo fatto di questa macchina 200.000 view. Certo. Quindi di fatto vuol dire che il modello è estremamente interessante per un pubblico che cerca una SUV di segmento C/D come può essere questa Toyota RAV4. Un mito che si rinnova, ovviamente adesso è tutta ibrida, ed è ibrida non solo nella variante trazione anteriore ma anche in quella 4x4. Non amo tantissimo, ma è soltanto un gusto personale mio, che la vedo per la prima volta dal vivo, questo passaruota. Ok, un po' squadratino, però Bordo, sai che odiavo anch'io esattamente questo elemento, ecco, e a furia di vederlo alla fine mi piace. Segmento. C'è un doppio esagono, tra l'altro nel design, si vede il musone, tende a stringersi sulla porta, poi si allarga, si restringe di nuovo, anzi un doppio ottagono, e l'altro ottagono è questo. È un incrocio di due ottagoni che va a definire la linea di questa RAV4 Hybrid, che appunto le dà una grande personalità. Vedrai, ne riparliamo fra qualche mese. Andiamo avanti, andiamo a vedere cosa ci propone ancora lo stand. Vabbè, la Camry, diciamo che non è nemmeno un modello che viene importato in Italia, le berline purtroppo non hanno grande successo da noi, anche comunque, diciamo, i brand generalisti come Toyota non hanno mai avuto grandi riscontri sotto questo punto di vista. Qui abbiamo la Mirai, che è quella idrogeno. Hai mai guidato una macchina idrogeno, Bordo? Mai guidato una macchina idrogeno, però Toyota sta investendo moltissimo in questo tipo di tecnologia, può essere una delle tecnologie del futuro. Non hanno delle vere e proprie auto elettriche, hanno le ibride, hanno anche le ibride plug-in, e hanno ovviamente le vetture come non questa Prius ma questa appunto Mirai, che permettono di viaggiare con una macchina elettrica però alimentata ad idrogeno. Questa è la Prius, una macchina che questa
che conosciamo bene, è una macchina che si distingue per il suo stile. Iconica, direi. Sì, macchina che si distingue per il suo stile molto personale, chiaramente può piacere o non piacere, però di fatto è stata quella che ha introdotto al mondo, insieme alla Honda, dire la verità, quella che ha introdotto al mondo il concept di come si può dire? Di auto ibrida. Del mondo ibrido, sì, certo. Andiamo a vedere anche la Toyotina nel fondo. Poi direi che possiamo anche chiudere perché altre novità qui non ne vedo, vediamo anche là sullo stand, no, direi che proprio sono limitate a questi pochi modelli, in realtà sono tutte conferme di modelli che abbiamo già visto nel corso dell'anno. Eccola qui, la piccola iGo in questa variante un po' simpatica. Sì, è vero. Ti piace Bordons l'iGo, vero? Non è male. Mi piace l'iGo, nonostante uno della mia stazza potrebbe avere qualche difficoltà, in realtà ci si sta. Ci sta, che non è una roba da poco. Non è una roba da poco. Infatti mi ricordo di solito queste macchine qua, non è che... No, magari il piantone dello sterzo, lo sterzo che non sale, il volante che non sale, non si orienta in profondità. Invece qui basta, l'unica cosa che bisogna stare attenti, quando muovi il volante si muove tutto il corpo, quindi è un po' pesante qui. Tra l'altro questa è bellina, quei dettagli arancioni, sia per quanto riguarda le finiture, il cerchio, la calotta dello specchietto e anche la cappottina che si può aprire rendendola quasi, tra virgolette, una cabrio. Bordons, io direi di andare a salutare tutti. Ciao! E andare in un altro stand. Ciao!